Siamo il Signore perché ancora una volta per quest'anno abbiamo accolto qui davanti alla nostra chiesa parrocchiale i Santi della Galilea. Gesù dopo la risurrezione disse alle donne: dite ai miei discepoli che li precedo in Galilea. E la Galilea per Gesù e per i discepoli era il luogo dell'inizio, dove tutto era iniziato, dove Gesù aveva chiamato i suoi discepoli. E questo nostro appuntamento annuale vuole ricordarci proprio questo. Dobbiamo andare da Gesù, dobbiamo andare dove Lui ci chiama, accompagnati certamente dalla Madonna, la sua mamma, accompagnati da San Giovanni, il discepolo che lui amava, così si definisce lui stesso. Per fare che cosa? Per accogliere il dono del suo amore. La Pasqua è proprio questo, è la resurrezione, è la vita che vince sulla morte ed è il dono di amore più grande che il Signore poteva fare ad ognuno di noi. Allora lo ringraziamo. Mentre ringraziamo tutti quelli che hanno organizzato questo momento, questa processione, questo momento di preghiera, e ringraziamo il Signore per tutto quello che ci dona e mettiamo nelle mani di Maria perché porti a Gesù tutto quello che abbiamo nel nostro cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buon ritorno a casa.